uno dei temi che è venuto fuori, che si è ripetuto e che certamente è uno dei temi che ci riguarderà direttamente, ma riguarda un po' tutto il pianeta, è chiaramente quello del cambiamento climatico. La giornata di oggi è dedicata ad approfondire anche questo aspetto e soprattutto in particolare a capire che cosa sta succedendo, come il mondo sta discutendo di questa tematica. C'è stata recentemente una cosa di cui sicuramente avete sentito parlare, che si chiama COP26, e cercheremo di capire che cosa appunto si è discusso e che cosa poi questo significhi a livello anche di ripercussioni a vari livelli, nazionale, nei mari, sui mari, pardon, che ci circondano, e a livello locale, ovviamente. A questo scopo oggi sono presenti collegati e si stanno adesso ricollegando quattro relatori di livello, che io ringrazio tantissimo: Roberta Ianna dal Ministero della Transizione Ecologica, che è in collegamento e ci sta provando a ricollegarsi, Giovanni Chimienti, biologo marino e zoologo presso l'Università di Bari e National Geographic Explorer, si connetterà a breve anche Roberto Rasetto, che è Communication Strategist della World Bank Group Connect for Climate, che ci parlerà di una farà una riflessione su quelli che sono le ripercussioni dei mutamenti climatici, la disinformazione, il ruolo della comunicazione, e poi infine Paola Mercogliano del Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che farà un po' il quadro su di quello che accade nel nostro paese. Ad aiutarmi in questa giornata vivo qui Nicola Merciari, grazie per essere qui, di AzeroCO2, che è una società di consulenza primaria, diciamo, nell'ambito di tutti i temi di cui parleremo oggi, quindi dei cambiamenti climatici, ma non solo. Poi Nicola parlerà lui meglio di me di quanto io non possa fare rispetto alle attività che porta avanti, e mi aiuterà in questa mattina, in questa prima parte della mattina, a coordinare gli interventi. E poi nella seconda parte della mattina, la seconda parte è dedicata appunto alle risposte, l'abbiamo chiamato, cioè quello che noi possiamo fare direttamente, subito, immediatamente come cittadini, ma soprattutto come imprese. Abbiamo delle testimonianze di quattro imprese che si sono mosse sul territorio a testimonianza appunto di cosa si può fare, dei tentativi, dei primi passi che possiamo fare tutti insieme per poter venire incontro a queste che sono delle esigenze, delle urgenze legate ai cambiamenti climatici, e le ascolteremo appunto queste testimonianze, anche grazie appunto soprattutto a Nicola, che è qui con noi, che farà un cappello introduttivo sul mondo delle imprese, come il mondo privato in qualche misura approccia la tematica, e poi entreremo nel caso di queste quattro tematiche. Oggi il tema è molto più ampio e molto più grande, ma è altrettanto molto più importante e essenziale intanto da comprendere, perché è questione che riguarda tutti noi. E poi anche perché anche su questo tema, diciamo, della lotta ai cambiamenti climatici, abbiamo cominciato a imparare che, insomma, non dipende soltanto dai governanti del mondo, insomma, anche se abbiamo visto cosa è successo in queste settimane nella discussione, nel confronto che c'è stato a quel livello lì. E poi magari oggi probabilmente lo scopriremo anche più nel dettaglio, insomma. I commenti che abbiamo letto, che abbiamo visto, insomma, sono in chiaroscuro, no? Mi pare di capire, cioè ci sono delle situazioni che potevano andare in un certo modo, ma che, insomma, nonostante tutto, qualche passo in avanti l'abbiamo fatto. Però, dicevo, abbiamo imparato a capire, a conoscere che anche su questi temi di rilievo planetario, alla fine conta anche quello che facciamo noi, conta anche la buona pratica quotidiana di ognuno di noi, e cominciare a imparare, abituarsi a fare delle cose che prima non facevamo, davamo per scontate in un certo modo, e che bisogna invece cominciare a imparare a fare in un altro modo. E quindi è significativo il fatto che ci siano ragazzi, perché sempre più, diciamo, questo atteggiamento deve passare nella testa di tutti noi, perché appunto tutti i giorni, quotidianamente, quando decidiamo di fare una cosa, pensiamo che se la facciamo in un modo piuttosto che in un altro, e comunque in qualche modo anche noi incidiamo su questi temi.
Certamente è una questione che ci riguarda tutti, è il nostro futuro, qualcuno ha detto è ora il tempo, non ce ne sono altri i tempi che ci saranno dati per salvare il nostro pianeta, per cui vediamo di lavorarci tutti, vediamo di capire esattamente che cosa sta accadendo, che cosa si può fare, non si può fare, quali sono gli obiettivi che ci dobbiamo dare. E speriamo davvero insomma, di fare il bene del mondo in cui viviamo. Noi siamo, come dicevo ieri, abbiamo diciamo, in questo tempo la responsabilità di amministrare delle comunità, piccole, grandi, da questo punto di vista fa poca differenza, e dobbiamo essere anche messi diciamo, nelle condizioni di conoscere e di sapere appunto le scelte che si devono fare, perché anche nel nostro piccolo alcune scelte le dobbiamo fare. E quindi dobbiamo investire delle risorse, perché seppur poche, qualche volta qualcosa a disposizione abbiamo, e quindi da ora in avanti diventa dirimente anche che cosa si deve fare per investire delle risorse. Forse bisogna cominciare a darsi delle priorità, e d'ora in avanti magari se appare, ci sono due interventi da fare in un comune, uno è su una strada, uno è sull'efficientamento energetico di una scuola, bisogna andare sull'efficientamento energetico di una scuola e magari lasciare qualche buca in più, purtroppo, ahimè, se le risorse non sono sufficienti, ma insomma questo è il tempo delle decisioni. Accompagniamo enti pubblici e aziende di due mondi apparentemente distanti ma necessariamente contigui nell'avvio di percorsi di sostenibilità. E a me piace sempre sottolineare la parola percorso, perché forse oggi è molto più dirimente questa questione, cioè provare a immaginare l'approccio alla sostenibilità di enti pubblici e di aziende non come interventi spot, ma come interventi sistemici, cioè collegati l'uno con l'altro, secondo ovviamente le disponibilità e le capacità del soggetto che avvia il percorso, e questo per evitare operazioni magari anche da un lato forse per le aziende poco utili da un punto di vista di posizionamento sul mercato, ma soprattutto poco utili per le aziende, per gli enti pubblici in termini di riduzione dei propri impatti. Quindi è importante quando si parla di sostenibilità, oggi che tutti parlano di sostenibilità, farlo in maniera programmatica. Cioè pianificare proporzionalmente gli interventi in maniera concreta e soprattutto raggiungibile e monitorabile. Io magari durante la giornata farò qualche pillola così su questi temi, non voglio dilungarmi troppo ora perché forse siamo già un pochino in ritardo. Solo per dirvi che i lavori della giornata saranno... A me piace definirvi una sorta di viaggio, una sorta di percorso di nuovo, con un continuo rimbalzo tra globale e locale. In tanti abbiamo sentito negli anni scorsi, tanto più in questi giorni, il famoso slogan pensare globalmente e agire localmente. Ecco, attraversiamo un momento storico in cui questi due temi sono inevitabilmente all'ordine del giorno. Ad ogni livello politico, istituzionale, locale, di piccole amministrazioni, di grandi aziende o piccole aziende, questi temi sono diventati strategici, come giustamente diceva il sindaco e come diranno gli altri relatori. E quindi questo rimbalzo, questo viaggio oggi tra esperienze nazionali, esperienze sovranazionali e esperienze concrete invece a livello locale vuole lasciare a tutti noi non tanto l'informazione su quello che si sta facendo, ma farci uscire da qua pensando e ragionando sul fatto che ognuno di noi è attore e protagonista, spianchia, ahimè a volte spettatore, comunque è un pezzo di un ingranaggio complesso e che oggi più che mai ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte. Allora, intanto ecco, perché è diventato lunga e noiosa per Mario, non sapendo tanto quanto la gente presente ad oggi questo evento sia diciamo, familiare con la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e che cos'è la COP, ho preparato proprio due slide veloci per inquadrare di che cosa si tratta. Quindi ecco, la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici è stata la prima
simpatico e hai seguito una struttura veramente importante con l'obiettivo di stabilizzare le concentrazioni di gas serra per evitare dannose ripercussioni. È entrata in vigore nel 94 e ad oggi comprende 196 paesi. Questa è per dare un'idea appunto della struttura, questo da prima e dopo l'accordo di Parigi è piuttosto complessa, diciamo, tutta l'architettura della convenzione. Poi come si vede appunto nella parte destra dove si aggiunge l'accordo di Parigi, accanto alla convenzione ci sono il protocollo di Kyoto e l'accordo di Parigi. Quindi quando si parla di COP noi ci riferiamo alla conferenza delle parti che si tiene annualmente della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Ogni anno, verso la fine dell'anno appunto, c'è questa riunione internazionale e in contemporanea diciamo si tengono anche la CMP e CMA, che sono la riunione delle parti aderenti al protocollo di Kyoto e all'accordo di Parigi, però ecco, diciamo la framework convention, la convenzione è quella comunque che rimane a cappello di tutto e quindi la COP. Siamo arrivati alla 26esima quest'anno edizione della conferenza delle parti sui cambiamenti climatici e questa è proprio una specie di diciamo consiglio di amministrazione. La COP è il momento in cui vengono prese stabilite le decisioni e a livello negoziale vengono appunto discussi i nuovi testi. Ci sono due organi sussidiari che sostengono diciamo questo meccanismo e c'è una riunione generalmente a giugno, sempre una riunione internazionale ogni anno a Bonn degli organi sussidiari per diciamo anticipare il lavoro sul negoziato che si tiene poi alle conferenze delle parti. Sempre per dare velocemente una carrellata di come sono organizzati i lavori, qui c'è un elenco diciamo dei principali piloni negoziali. Io ecco, faccio parte della delegazione italiana sul negoziato per i cambiamenti climatici, in particolare io mi occupo di capacity building e con l'acronimo ACE, Action for Climate Empowerment, che è il filone negoziale che comprende educazione ambientale, sensibilizzazione della società civile, public awareness e la società civile, pubblico accesso alle informazioni, partecipazione pubblica, training e cooperazione. Sono fortunata perché sono temi sicuramente meno controversi di quelli politicamente molto caldi, come sono stati fino adesso appunto meccanismi di mercato, la finanza per il clima e anche la trasparenza. Ecco, qua parte già l'argomento di cui volevo parlarvi subito dopo un'introduzione sulla COP, ma per rimanere ancora un attimo sulla COP26, appunto si è sentito, si sente molto parlare di esiti positivi, negativi, è sempre molto difficile dare un giudizio univoco e complessivo su tutto il processo e su tutto l'evento. Il bilancio è sicuramente positivo in realtà, perché bisogna ovviamente sempre ricordare che si tratta di un processo internazionale in cui ogni, diciamo, veramente letteralmente ogni parola concordata è concordata all'unanimità da 196 paesi, quindi necessariamente è un processo che procede con una certa lentezza. Nonostante questo appunto avanza e in particolare quest'anno questa COP molto attesa ha visto la chiusura, il completamento del libro delle regole, il detto Paris Rulebook, perché se con il 2015 e la definizione dell'accordo di Parigi si sono definiti i principi generali a cui attenersi appunto le impalcature dell'accordo, le vere regole per l'implementazione, quindi le tabelle per la trasparenza, per come i paesi devono rendicontare le loro missioni, piuttosto che come vengono gestiti i meccanismi di mercato, gli scambi delle quote, il famoso articolo 6, tutte queste appunto, questi dettagli tecnici diciamo si sono
discussi negli ultimi 4-5 anni e finalmente con la COP26 sono stati concordati. Quindi ecco, da questo punto di vista sicuramente il bilancio è positivo. Ci sono state tutta una serie di altre iniziative, dichiarazioni, come avrete letto sicuramente all'atere del processo negoziale, ma sempre appunto sottoscritto e portato avanti dai paesi. È stata la notizia del phase out del carbone, che invece che phase out è diventato phase down, e quindi questa minore ambizione da voler eliminare il carbone a impegnarsi soltanto a ridurlo. In realtà, in ogni caso, è la prima volta che si prende comunque questo impegno, proprio che lo si nomina. Le fonti fossili di carbone non sono comunque direttamente nominate nell'accordo di Parigi, quindi ripeto, anche quelli che sembrano veramente piccoli passi, ecco, lo sono, ma sono sempre passi in avanti e dovuti al fatto che è veramente molto, molto ampia la cerchia degli attori che devono concordare sui temi e sui testi. E, al di là, ecco, appunto, dei tecnicismi, dei filoni negoziali e di quello che è stato volevo comunque concentrarmi invece su raccontare alcuni processi o altri aspetti del processo internazionale UNFCCC che possono essere interessanti e soprattutto, ecco, spunti sulla partecipazione, su quelle che sono le possibilità da fuori di partecipare al processo, di entrare un po' nel processo della CCT, partecipare anche, perché no, alle COP, anche perché appunto sempre di più, una volta definito gli obiettivi dell'accordo di Parigi, definite le regole per l'implementazione, è comunque sentire comune che per ottenere, per raggiungere i risultati sarà indispensabile un pieno coinvolgimento della società civile, del settore privato. Quindi soltanto, sappiamo già, anzi, che gli impegni dei soli governi, i famosi NDCs, National Determined Contribution, che ogni paese si dà come obiettivo di riduzione, qualora anche venissero rispettati, non centrerebbero l'obiettivo di mantenere un aumento di temperatura sotto 1,5 gradi. Quindi è assolutamente vitale il contributo dei cosiddetti attori non statali, ovvero settore privato, governi locali e anche società civile. Per questo già nel 2014, veramente già da prima della famosa COP21 che ha adottato l'accordo di Parigi, è nato questo processo interno all'UNFCCC e parallelo al negoziato che aveva allora il nome di Ima Paris Action Agenda, che poi è diventato Global Climate Action Agenda fino a diventare questa Marrakesh Partnership for Global Climate Action che vedete, che è appunto un'iniziativa internazionale per il coinvolgimento di attori non statali, quindi imprese e governi locali, sia municipalità che regioni e stati, ci sono diverse coalizioni che li raccolgono e rappresentano, per appunto contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi e monitorare i progressi. Io ho riportato anche il link qua sotto, purtroppo appunto dicevo che sono passate le presentazioni, in realtà sono anche tantissime informazioni, il sito UNFCCC è pressoché infinito, direi, ed ecco qua ho riportato un po' quelle che sono le aree tematiche in cui si divide questa Marrakesh Partnership for Global Climate Action. Come vedete, anche ho messo questo focus su human settlements per la possibilità in particolare appunto dei comuni, dei governi locali di partecipare attivamente. Quindi per ognuna in realtà di queste aree tematiche sono state definite delle tabelle d'azione, delle roadmap su come
lavorare insomma, insieme alla riduzione delle emissioni, al contenimento dell'aumento delle temperature. E ho riportato qua anche appunto il CLEI, il Local Government for Sustainability, è la rete globale, è la coalizione che guida le human settlements, l'area tematica human settlements all'interno della Marrakech Partnership. In realtà appunto anche qui è già tutto molto strutturato, offre però appunto la possibilità sempre di partecipare un comune, ad esempio, entrando a far parte della rete ICLEI, può non solo ricevere appunto tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi al processo internazionale UNFCCC, ma anche partecipare poi a side event e riunioni che si tengono sia durante le COP che durante le riunioni degli organi sussidiari a Bonn. E in particolare invece rivolto al settore privato è stato lanciato dalla COP ormai dal 2019, a partire ancora prima della COP, dal Summit delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è stata lanciata questa iniziativa Race to Zero per il settore privato, che appunto raccoglie diverse iniziative, e cioè non è una singola iniziativa, ma è, diciamo, vuole fare da cappello a tante iniziative che hanno l'obiettivo dell'emissione di carbonio e quindi a cui ci si può affiliare, perché l'obiettivo finale, insomma, dovrebbe essere quello di poter anche in qualche modo conteggiare il contributo del settore privato, i progressi e il contributo del settore privato nel raggiungimento degli obiettivi finali. Quindi l'obiettivo è raggiungere emissioni zero nette entro il 2050 al più tardi. Ci sono diverse iniziative che si prefiggono questo obiettivo e quindi tramite queste si può rientrare nella Race to Zero. E qua per dare solo qualche numero, hanno aderito 733 città, 31 regioni, ci sono 622 università e ci sono due cosiddetti Climate Champions che stanno guidando questa iniziativa. I Climate Champions sono scelti tra i rappresentanti, sono nominati dalla presidenza in corso e dalla presidenza precedente, quindi in realtà abbiamo avuto ancora quest'anno il Climate Champion Nigel Topping dell'Inghilterra per il Regno Unito, per la presidenza in corso di quest'anno, e ancora Gonzalo Muñoz, cileno, visto che la COP del ormai 2019, anche se si è tenuta a Madrid, era sotto presidenza cilena. Chiedo scusa, mi tocca un compito ingrato che è quello di tenere il tempo, altrimenti andiamo troppo lunghi. Avrebbe ancora 2 minuti. Sono troppo lunga, no, non ho sentito. Sì, un 2 o 3 minuti Finisco, finisco. ancora. No, io volevo ecco, solo fare questa carrellata, adesso arrivo invece a quello che è insomma, la partecipazione, l'importanza della partecipazione dei giovani a questo processo, e per renderla appunto sempre di più concreta possibile, il Ministero dell'Ambiente ha promosso quest'anno questa iniziativa Youth for Climate, questo evento che ha accolto circa 400 giovani da tutto il mondo a Milano in occasione della pre-COP. Questi giovani hanno prodotto un Youth for Climate Manifesto, così l'abbiamo chiamato, che raccoglie proposte, idee, richieste anche da parte dei giovani ai governi in relazione non solo al processo internazionale sui cambiamenti climatici, ma anche oltre a questo in relazione a sviluppo sostenibile, educazione e lavori verdi. C'è qua poi, vi posso mandare anche il link, sono 44 pagine, quindi una lettura abbastanza lunga, ma speriamo appunto molto, molto interessante. E noi abbiamo organizzato un evento con i partecipanti del Youth for Climate anche a Glasgow in occasione della COP. In questa occasione il ministro Cingolani ha deciso di
promuovere la continuità di questa iniziativa, quindi Youth for Climate continuerà, verrà creato un hub cosiddetto per fornire ai giovani di tutto il mondo, e contiamo comunque in primis anche quelli italiani, dove appunto scambiare idee ma anche accedere tramite questa piattaforma a informazioni e da lì ai processi internazionali per partecipare appunto attivamente alle attività, ai processi, ai negoziati, alle COP, quindi ancora tutto chiaramente in divenire e in costruzione, comunque vogliamo veramente che diventi, poi questa è l'ultima slide che avevo preparato, un luogo dove promuovere idee, offrire anche formazione e, come dicevo, mettere in contatto i giovani sia tra di loro ma anche con i governi e le istituzioni.